Eccoci, alla videointervista, che è di un paio di appuntamenti che la microeditoria nella sua 18ª edizione 2020, in quest'anno così particolare, ecco, decide insieme ad Associazione Montessori Brescia, in particolare la sua presidente Rosa Giudetti, di dedicare questo momento ricordando Alessandro Leo Grande, una figura che dobbiamo ricordare sia per il suo valore dal punto di vista letterario, ma anche dal punto di vista proprio di come attraverso la letteratura ci ha fatto conoscere storie degli ultimi, ce li ha fatti vicini e ci ha così indicato forse una luce, un faro, con parole preziose e misurate su una realtà che troppo spesso forse cataloghiamo grosso modo, ecco, con termini anche che attingono un po' agli stereotipi. Ringraziamo in particolare quindi Nadia Terranova, scrittrice, che legata a Alessandro Leo Grande e che ne sta appunto portando avanti il ricordo, un ricordo vivo. Lei stessa, appunto, scrittrice, cesellatrice di parole, di immagini e finalista al Premio Strega 2019, ma anche autrice di libri per bambini, quindi una versatilità importante anche. Un'attenzione quella al mondo dei bambini che sicuramente la Comune Associazione Montessori e anche a tutti noi. Ecco, il tema di quest'anno di microeditoria è Madre Terra, ognuno è ciò di cui si prende cura. E credo che questa sia anche una bella chiave di lettura proprio per la figura di Alessandro Leo Grande e anche di Nadia Terranova. Grazie a Rosa Giudetti per la proposta e l'organizzazione di questo momento. Grazie a Nadia Terranova per essere con noi. Buon lavoro. Grazie, grazie Daniela. Allora io mi unisco al benvenuto di Daniela per Nadia e la ringrazio moltissimo per questa partecipazione. Nadia, come dicevamo, era legata ad Alessandro e ne condivideva sicuramente i valori. Io ho voluto fortemente questo incontro perché credo che il tema della microeditoria di quest'anno sia un tema su cui Alessandro ha molto lavorato, a cui teneva tantissimo, no? Il rispetto della nostra terra, della madre terra, ma anche del prossimo. E infatti, Nadia, io vorrei cominciare questa chiacchierata con te partendo proprio da quello che mi ha colpito di Alessandro Leo Grande, tra l'altro mio concittadino tarantino come me, ed era il suo modo di fare giornalismo, il suo stile, perché siamo un po' troppo abituati ultimamente a uno stile sempre molto conciso, ha un pressappochismo nell'utilizzo dei termini. Invece Alessandro aveva uno stile, un modo di scrivere molto curato, molto classicheggiante, con queste numerose subordinate gestite molto, molto bene, molto elegantemente. Il suo, più che un giornalismo di cronaca, era un reportage narrativo. Ecco, vorrei partire proprio da questo, dal suo modo di scrivere, dal suo modo di fare giornalismo. È bello quello che dici perché Alessandro, diciamo, iniziamo subito a dire che parlando di Alessandro verranno tirati fuori i nomi di grandi e di grandissimi, per cui io ringrazio moltissimo intanto dell'invito, dell'accoglienza e anche dell'affratellamento, però sinceramente io quando parlo di Alessandro che aveva un anno in più di me, in realtà, sentivo anche allora, quando lui era vivo, nonostante appunto poi fosse anche un ragazzo e quindi anche con tutta la leggerezza del ragazzo, magari parleremo anche di questo, però sentivo di avere a che fare con un grande. Lo sentivo davvero, glielo dicevo e sentivo che già allora il suo nome sarebbe stato bene in un grande Pantheon, che in parte ha avuto, in parte no, perché questo paese è molto strano anche nel riconoscimento del lavoro delle persone quando sono vive, soprattutto quando sono giovani. Ma Alessandro a 40 anni aveva già un curriculum di studi non soltanto degli studi che aveva fatto, filosofia, il liceo classico, appunto il famoso liceo Archita a Partita. Taranto, che
della produzione uno dei luoghi della produzione della cultura della città e dell'intera regione, in realtà, che lui spesso diceva che era stato appunto anche il liceo di Aldo Moro, ma anche proprio di studi che poi aveva fatto dall'incontro con Goffredo Fofi in poi. Alessandro non aveva fatto altro che studiare i temi di cui si era occupato. Per cui diciamo subito che in questa definizione molto bella che tu ne dai, ovvero di uno scrittore accurato, di uno scrittore a cui interessava anche lo stile, oltre che il dire i fatti, a me viene in mente Primo Levi, e mi viene in mente soprattutto perché di Primo Levi si dice appunto che era uno scrittore a cui era successa una cosa, non un testimone che era diventato scrittore. Allora, il paragone alto non deve spaventare. Alessandro era uno scrittore a cui era capitato di affrontare temi giornalistici. Non gli era capitato, naturalmente, perché se l'era andato a cercare, perché il suo interesse era la realtà, era il sociale, anche per la famiglia in cui era nato e cresciuto, anche per il grandissimo legame con Stefano Leogrande, suo padre, che è morto poi poco dopo e che era già malato negli ultimi anni di vita di Alessandro. Però, appunto, non si può parlare di Alessandro Leogrande prescindendo dalla sua formazione già ai tempi dell'adolescenza, e quindi questi lunghi viaggi in Albania al seguito del padre e questo contatto continuo con un'umanità disperata, vicina, che lui sentiva vicina, perché in fondo il mare che li separava, che ci separa anche adesso da loro, anche se chiaramente adesso la situazione dell'Albania è molto diversa, però questo mare lui lo sentiva attraversabile, l'aveva attraversato. Secondo me era già allora, io ovviamente non lo conoscevo allora, ma era già allora uno scrittore, perché era non soltanto uno studente del liceo classico, ma una persona che sentiva, leggeva, amava i classici, il mondo classico e la letteratura. Però era sempre interessato a scrivere e a raccontare di quello che accadeva. Tanto è vero che una delle prime volte in cui il nome di Alessandro Leogrande venne fuori sul piano nazionale, aveva una ventina d'anni ed era al G8 di Genova, e fu testimone proprio di quello che stava accadendo. La sua testimonianza rimase un po' a fare storia, perché non erano tanti i ragazzi che vivevano e sapevano raccontare. Lui sì. Ma infatti, ed è un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo, questo suo continuo lavorare, questa sua missione, perché secondo me alla fine probabilmente la sentiva come una missione, per combattere la disumanizzazione, no, radicale che domina certe tematiche come l'immigrazione, il caporalato, ecco, che, tra l'altro caporalato di cui lui scrive nel 2008, quando del caporalato si sapeva pochissimo, e quindi certe tematiche così percepite in maniera superficiale, da parte sua invece c'è stato, io almeno ho percepito fortissimamente, questa volontà di sradicare la disumanizzazione, restituire dignità, restituire umanità a queste persone che vivono delle storie che poi sono epiche. Lui stesso racconta nella Frontiera delle storie di ragazzi partiti, tra l'altro piccoli ragazzini, perché e anche questa è una cosa che lui ha messo molto in evidenza, questi viaggi durano degli anni, per cui si tratta di vere e proprie, lui le ha definite giustamente, crociate di bambini. Ecco, per cui non so se condividi questa idea che mi sono fatta di una fortissima volontà di restituire dignità e umanità a questa massa informe che noi consideriamo, diciamo, negli immigrati o comunque negli ultimi della Terra. Sì, la leggo anche nella mia risposta alla nostra precedente osservazione, no? Sulla scrittura, tu parlavi appunto dello stile. Questa massa di umanità disperata compare proprio nelle pagine finali di Uomini e Caporali, quando Alessandro, Leo Narrante, che è lui in quel caso, come sempre in tutti i suoi libri, no? La voce, il corpo fisico che va a vedere, a frugare dentro la storia, dentro la cronaca, è sempre quello di Alessandro Leogrande. E verso la fine, Uomini e Caporali è basato su questa
diciamo, su questo doppio binario che c'è sempre nei suoi lavori e che via via si faceva sempre più consapevole e maturo. Cioè, da un lato la storia personale, quindi la storia della masseria della sua famiglia, è una storia di famiglia dentro cui c'era da guardare meglio e da vedere effettivamente come si inseriva rispetto al caporalato, alla storia del caporalato pugliese e italiano in generale. E dall'altro, appunto, fatti di cronaca, il ritrovamento del cadavere senza volto del polacco con cui si apre il libro, un'altra scena molto letteraria, non perché non fosse stata raccontata dalla cronaca, ma perché il modo che aveva Alessandro di selezionare gli episodi e di poi raccontarli era cinematografico nel senso nobile del termine, cioè riusciva a trovare degli incipit in cui c'era sempre l'irruzione dell'orrore nella normalità e così a costringere il lettore a interessarsi a un male, a un problema a cui nel preso dell'indifferenza quotidiana non si sarebbe interessato. E proprio nelle ultime pagine, invece, partendo appunto dal ritrovamento del cadavere del polacco, passando attraverso tutte le storie di famiglia e appunto di mafia, di sfruttamento pugliese, c'è questa scena bellissima in cui lui è seduto e vede degli zombie, fondamentalmente dei fantasmi, che sono tutti i cadaveri delle persone che sono morte, sfruttate, e che si alzano da terra idealmente e gli vanno incontro come un'ossessione, no? Quindi sono delle pagine molto belle da un punto di vista proprio visionario, letterario, ma sono anche delle pagine in cui si nota come lui scrivesse soltanto di fantasmi che veramente popolavano la sua vita, la sua mente, le sue giornate. Cioè, io ricordo che Alessandro era talmente tanto preso da quello che studiava, da quello che scriveva, che passava naturalmente, come tutti noi che scriviamo quando siamo ossessionati da qualcosa, dal parlare soltanto di quello, al fare scomparire completamente l'argomento, non perché non ci stesse lavorando, ma perché le sue giornate ne erano talmente piene che non riusciva a parlarne, no? Quando noi siamo davvero invasi da qualcosa, non riusciamo poi a comunicarlo. Se usciamo una sera con gli amici e qua subentra l'anima leggera di Alessandro, quella del tifoso di calcio che curò l'antologia ogni maledetta domenica, che sapeva appunto parlare di partite, che andava a giocare a calcetto, a cui piaceva divertirsi, che era l'amico, la persona con cui volevi veramente passare del tempo, capace anche di sdrammatizzare, perché questa leggerezza faceva da contraltare a questo grandissimo impegno che invece aveva dentro. Ecco, quelle pagine per me sono proprio questo che tu dicevi, cioè sono l'immagine dell'ossessione degli ultimi della terra che diventa una visione spettrale che invade la vita, la mente di questo scrittore e di questo ragazzo. Ecco, una cosa anche molto bella e direi anche molto attuale, nella frontiera lui scrive che l'oblio è un brutto virus e io credo che l'antidoto che lui ha voluto proporre e che noi dovremmo raccogliere, vorrei sapere cosa ne pensi in merito, è proprio quello di fare, di narrare queste storie, di raccontare. Quali sono secondo te gli aspetti di Alessandro, giornalista e scrittore, che abbiamo il dovere di raccogliere e di non solo di testimoniare, ma anche concretamente di portare avanti? Alessandro era convinto che parole come vittima, lo scrive chiaramente nella frontiera, non raccontassero poi molto della vita di un essere umano e della sua complessità. Era convinto che parlare di numeri potesse servire magari a impressionare l'opinione pubblica per capire effettivamente che cosa significa flusso migratorio, ma che non dare un volto, una storia alle persone che concretamente compivano queste e compiono queste traversate oceaniche, queste traversate a piedi, cioè non sentire le loro storie, non capire effettivamente che cos'è il viaggio, le regole del viaggio, che cos'è mettersi in gioco, ma restare dietro formule vuote, tipo scappare dalla fame, lasciare la propria famiglia. Sì, lo sappiamo che così è, che è giusto anche dirlo come primo acchito, però in realtà noi riusciamo a empatizzare soltanto con le storie che riviviamo. In questo senso Alessandro era veramente uno scrittore e non un cronista, perché un cronista ti dà i numeri, ti dice che cosa succede appunto dentro i flussi migratori, ma uno scrittore ti fa ripercorrere il romanzo di una persona. È da Schorsch, che ha raccontato nella Frontiera, che era appunto questo nome fittizio di questo dissidente, si raccontava come tale, insomma come un perseguitato, poi si capisce che non è del tutto così. E anche questo è molto bello,
Perché per esempio io leggendo La Frontiera ho capito una cosa molto forte, l'ho capita proprio nel senso che l'ho sentita e quindi non me la sono mai più scordata, che le vittime, raccontate come tali, ti fanno empatizzare con loro perché sono terribilmente buone ed è successo loro qualcosa di terribilmente cattivo, un po' bozzettistica come visione, mentre i personaggi che racconta Alessandro dicono anche delle bugie rispetto a quello che hanno subito, perché sanno, ed è vero, che è, appunto raccontarsi come dissidenti, come perseguitati, ingigantire le torture subite, può servire ad essere guardati senza quel razzismo che invece si trovano davanti. Per cui non c'è spazio nella contemporaneità per la complessità. Gli arrivi dei migranti devono essere tutti o criminali o tutte persone da salvare. Non c'è una distinzione fra diritto e giudizio, ascolto, racconto su una persona. Invece Alessandro questo lo faceva. E questo, soltanto questo, riesce a cambiare la nostra visione, perché fino a quando ci scontreremo su buoni contro cattivi, senza distinguere i diritti e quindi i diritti che dobbiamo salvaguardare e preservare di ogni essere umano, anche il più criminale, dalle storie individuali delle persone che sono sempre complesse, perché nessuno è radicalmente buono, radicalmente cattivo. Insomma, poi Certo. come si fa? La maggior parte degli esseri umani si difende come può dalle offese della vita. Questa cosa è, questo concetto è per me, al di là della visionarietà della frontiera, che sicuramente anticipa nel 2015 quello di cui poi abbiamo parlato in tutti gli anni successivi, e tragicamente nell'anno successivo alla morte di Alessandro, quando è arrivato, è esploso e deflagrato Salvini, ed è stato l'anno forse più duro per chi si occupa di migrazione per contrastare quello che veniva legittimato da quel governo, no? Questo per me è stata una tragica coincidenza, perché proprio in quell'anno dopo, in cui di Alessandro sarebbe servita la voce viva, avevamo invece la voce, però per fortuna, di quello che lui aveva scritto, e che segnalava non soltanto più viva che mai, ma anche proprio tragicamente attuale. Però al di là di questo, che è stato ed è e continuerà a essere importante, ma può essere raccolto da altre eredità, quello su cui secondo me bisogna insistere rispetto al lavoro culturale, letterario e sociale che ha fatto Alessandro, è proprio il non avere avuto paura di sfidare questa complessità, il non avere raccontato macchiette, ma avere raccontato persone. Ecco, infatti, questa sua fedeltà alla realtà, questa sua continua, volontà di, indagare i fatti. Penso ad esempio all'Eritrea, quando lui racconta appunto di questa, di questo posto nel mondo che tra l'altro è stata anche una colonia italiana, ma che, di cui non si parla, di cui si parla pochissimo. Perché tutti questi eritrei che arrivano in Italia? Che cosa c'è in Eritrea? Da che cosa scappano questi ragazzi, queste persone? E lui appunto racconta e racconta con una diciamo dando dei particolari importanti anche per combattere quelle falsità che di cui si nutrono anche il razzismo, i luoghi comuni, quindi cercando di combattere anche queste notizie false che poi diventano luoghi comuni accettati, no? E per cui secondo me è davvero importante di Alessandro mantenere viva questa sua volontà di indagare la realtà nelle sue sfaccettature più piccole, più sconosciute, per combattere questi meccanismi sociologici che poi si innescano e che sono molto pericolosi. Lui l'ho sentito in più di un'intervista appunto parlare di che cosa si può fare per combattere il razzismo ed era proprio quello di cui tu parlavi. E per quanto invece riguarda Nadia, l'aspetto, il suo impegno politico, perché ad esempio Dalle Macerie, che è un testo dove, un saggio dove Alessandro racconta un po' la situazione di Taranto e il citismo, e lui non racconta soltanto il citismo in sé, ma cerca di indagare quali sono le cause che hanno portato una buona fetta della società tarantina a votare per Giancarlo Cito. Tra l'altro, personaggi che non ti aspetteresti, tipo, non so, degli imprenditori, non c'era nel voto a Cito soltanto l'operaio o insomma uno strato sociale medio-basso.
Ed è stato molto, devo dire, illuminante per me leggere quel libro, perché indaga davvero nello specifico le motivazioni, anche lì cercando appunto di capire quali sono, tra l'altro lui essendo un sociologo, cercando di capire quali erano e quali sono stati i meccanismi sociologici che hanno portato a questo tipo di voto. Ecco, che cosa ti sentiresti di dire del suo impegno politico? Io ho conosciuto Taranto grazie ad Alessandro, nel senso che c'ero stata una volta prima di conoscerlo, e avevo avuto una intuizione sulla città. Ovviamente poi io vengo da Messina, sono di Messina, per cui abbiamo tante volte scherzato sulla cuginanza delle nostre città, sul fatto di essere nati entrambi in una città chiamata Città dei Due Mari, no? Taranto è il Mar Piccolo e il Mar Grande, Sì. Messina lo Ionio e il Tirreno, parlavamo dello Ionio che avevamo in comune, io parlavo del Tirreno, lui poi tirava sull'Adriatico, quindi insomma avevamo veramente una visione delle due città che si somigliano nei loro aspetti belli, nei loro aspetti mortificanti e mortificati soprattutto, e anche un po' in un'anima nera, ma non sufficientemente da capitale, da capoluogo di regione, per esempio, da essere indagata. Quindi sempre restano queste città di provincia minori, un po' di passaggio, un po' dimenticate, dove invece appunto anche un certo tipo di malaffarismo o comunque anche di presa spettacolare, dei politici spettacolari è diversa rispetto ad altre situazioni, magari delle stesse regioni, no? Quindi io rileggo spesso il fenomeno uscito pensando a delle persone, a dei personaggi della politica della mia provincia, no? Della provincia di Messina, e ancora adesso tra l'amaro, il riso e le Un riso cose amaro. semplici. Devo dire che Alessandro anche in questo era bravo, appunto in quel lavoro di non macchiettizzazione e anche di non giudizio, perché lui in realtà non faceva una cosa che fanno a volte le persone che hanno una visione culturale più ampia o un'idea politica solida avversa, cioè non prendeva in giro chi seguiva Cito, non prendeva in giro, ecco, non raccontava i fenomeni prendendoli in giro né sentendosi superiore, andava dentro l'analisi dei fenomeni e cercava di capire, era interessato soprattutto a capire dove erano i vulnus, dove c'erano le lacune, dove proliferavano i fenomeni che potevano sembrarci più grotteschi e per quale motivo. E io questo lo trovo sempre molto interessante, perché la sprezzatura inizia e finisce, serve a farci sentire migliori per qualche minuto, ma non lascia niente né a noi né ai nostri interlocutori o lettori. Lui invece, in lui di sprezzatura non c'era traccia, e per me questo era anche in quel caso di politiche ovviamente che non avevano riguardato la mia vita, però che potevano essere raccontate come fenomeni nazionali, e questo mi interessava sempre moltissimo. Mi piaceva l'operazione che faceva di racconto del particolare, quindi una cronaca che poteva essere letta e compresa dai tarantini e dai pugliesi, ma rispecchiava in realtà lo stato di un'intera nazione, tanto è vero che Alessandro poteva passare dagli scritti contenuti in Dalle Macerie, che sono raccolte, è una raccolta che purtroppo è uscita dopo la sua morte e che raccoglie gli scritti su Taranto fondamentalmente, poteva passare da quello all'occuparsi dell'Argentina, che era il suo prossimo libro, purtroppo mai compiuto e mai in realtà neanche iniziato, se non per qualche racconto o reportage con cui aveva anticipato il lavoro che stava facendo, perché Alessandro aveva un metodo di lavoro ferreo. Lui studiava tantissimo prima di mettersi a scrivere, e quando è morto lui aveva studiato tantissimo sull'Argentina, era pronto per scrivere, battibeccavamo perché io gli dicevo che doveva mettersi a scrivere, doveva aprire una cartellina con un file, e lui invece aveva scritto due, tre in realtà reportage collaterali, ma lui aveva tutto in testa e quindi del libro non c'è traccia. Probabilmente aveva ragione lui, per il modo che aveva lui di scrivere, i libri poi li scriveva anche in pochissimo tempo, perché era arrivato ad un accumulo di materiali, di informazioni, di interviste, tale per cui il libro si scriveva da sé, giusto quelle pennellate appunto letterarie di cui parlavamo prima.
E dalle macerie, per me, dicevo, il libro diciamo, con cui ho concluso la scoperta di Taranto attraverso la conoscenza di Alessandro, perché la seconda volta che sono stata a Taranto, io ci sono stata con lui, proprio insieme fisicamente. Abbiamo girato, era un giorno in cui io ero andata in Puglia a presentare dei libri miei, non mi ricordo che cosa, e lui era a Taranto per i fatti suoi, quindi poi abbiamo passato quella giornata insieme. Io ho voluto e lui voleva farmi vedere proprio appunto la città e io finalmente l'ho capita come non l'avevo capita la prima volta e poi ho continuato leggendolo e poi purtroppo ho concluso questo percorso leggendo dalle macerie. Sono tornata a Taranto per fare degli incontri su di lui, ma anche a volte per fare degli incontri miei o tutte e due le cose. E ho iniziato una seconda visione sulla città, che è quella in cui vedo le profezie che ho letto, sento l'energia di tutto quello che ha raccontato, però mi chiedo e ti chiedo anche da Tarantina, esiste una città senza qualcuno che la sa raccontare così bene? Perché, per esempio, io su Messina vado continuamente cercando il racconto sulla mia città, non perché io non la conosca, io poi la conosco, la racconto in maniera diversa da Alessandro, la racconto continuamente nei miei romanzi, ma ci sono città e luoghi che senza lo sguardo e il racconto non esistono, non sono Roma, non sono Parigi, che ormai sono diventate ipernarrate. Taranto è una di queste, per cui ogni volta che io arrivo a Taranto sento ancora l'eco, la forza di quelle parole, ma sento anche un grandissimo vuoto. Sono assolutamente d'accordo con te e chiuderei questa chiacchierata con una suggestione. Lui aveva definito lo sguardo che noi abbiamo nei confronti del barcone che arriva uno sguardo monco, una visione da molo l'aveva definita, cioè quella visione che non ti permette di guardare oltre l'orizzonte, quindi quello che c'è stato prima di quella tappa in cui tu vedi fisicamente l'arrivo di questa massa in forme di persone. Ecco, io mi auguro davvero che attraverso il lavoro di Alessandro, che deve essere portato avanti e deve essere testimoniato, riusciremo a superare quella visione da molo e riusciremo davvero a vedere quello che c'è oltre, a portare anche il cuore oltre quell'orizzonte. Speriamo, bellissima questa immagine perché ci dice due cose, che c'è uno sguardo amputato, che è il nostro, ma che c'è sempre anche la possibilità di andare a colmarla, quell'amputazione. E se non lo può più fare un grande scrittore, almeno possiamo farlo noi con un piccolo lavoro quotidiano. Nadia, grazie infinite di aver partecipato e di questa chiacchierata. È stato davvero un piacere. Grazie di cuore.